Comunque, qui nasce la fotografia vera invece. Quella che si chiama Genesi, luce nera. Se voi guardate i due proiettori, proiettano un'ombra. Le ombre sono nere. Chi mi accende la luce? Bisogna accendere, spegnere quelle due lì, per favore. Se non intombi, come si dice in italiano, l'ombra che tu proietti è nera. L'abbiamo disegnata con la matitina. Quando accendi il faro, l'ombra è nera. È stato dipinto l'esterno, quindi sarebbe negativo e positivo sovrapposto. Con un effetto molto bello, perché l'ombra non è perfettamente a fuoco, essendo a una certa distanza, perché non è un albero prepotente. Almeno un applauso, come pare che è un applauso. Poi, scusate, definire luce nera la luce è vero, è una luce bianchissima da teatro, ho voluto proprio che fosse importante, grazie a mio fratello siamo andati da Gotti proprio a noleggiarle tutto, perché producesse proprio una luce nera. C'è un effetto anche molto importante per chi se ne intende un po' di fotografia, che essendo sfocato leggermente l'ombra nera, per la distanza dell'altro davanti, non vanno a fuoco questi qui, ci volevano i videoproiettori, quelli col grandangolo, lo tieni molto vicino e tutto. Comunque niente, viene una solarizzazione. Questo l'ho scoperto ieri. Qui invece torniamo tutto indietro e torniamo proprio al 67-68.